Buongiorno, bentrovati nella cucina di Stil Casa. Oggi non sono da solo, ma in compagnia di Marcello Santone, Buongiorno a tutti e ben ritrovati. che è praticamente il nostro esperto per quanto riguarda l'argomento dell'estrazione. Lui è preparatissimo e ci darà una mano a capirne qualcosa in più. Ci proviamo. Lo faccio Mi sta facendo emozionare, emozionare. ma è bravo davvero comunque. Che cos'è un'estrazione? Un'estrazione è la possibilità di bere del succo naturale estratto appunto da frutta e da verdura o singolarmente o miscelate insieme. E quindi Quindi la questa è possibilità. una prima cosa bella, frutta Questa è una prima cosa bella. e verdura insieme. Esatto, cioè quello che voi prendereste al bar lo potete fare direttamente a casa vostra senza dover utilizzare i conservanti che trovate nelle bottiglie confezionate al bar. Perfetto, quindi naturale e quindi salutare. Assolutamente naturale e salutare. L'altro aspetto interessante dell'estrazione a freddo, cioè l'estrazione che si fa con un estrattore di succo, è la conservazione del succo che tu fai. Cioè il succo estratto da un estrattore ha una durata lunghissima, cioè conserva intatte le sue proprietà organolettiche per La 48 parola è settimane. grossa, Una parola grossa, però però è è la quella giusta, parola là. è quella giusta. Per Nel tempo. 48-72 ore addirittura. Tantissimo. Quindi tantissimo. Questo Bene. cosa ti consente di fare? Che se tu vuoi estrarre la mattina un litro o 2 litri di succo e poi berli durante i futuri 2 o 3 giorni, puoi farlo, lo metti in frigo e un po' Si alla fa volta ti bevi. tranquillamente. Esatto. Allora io diciamo che ho diverse curiosità su questo tema. Allora, una di quelle è capire l'estrazione come avviene, cioè come funziona un oggetto di questo tipo. Allora, si inserisce la frutta e la verdura da questo imbocco, che è un imbocco largo, per cui ti consente di non dover tagliare la frutta e la verdura, di poter utilizzare E quindi verdura a non grandolo cominciare a ossidarla già col col taglio. taglio, esatto. Perfetto, ok. E soprattutto con l'aria, perché tu quando tagli la mela a metà e la lasci all'aria aperta, dopo pochissimi secondi già comincia il L'ossigeno processo di comincia il ossidazione. processo di ossidazione. La possibilità di inserire verdura a gambo lungo, e quindi carote, sedano, finocchio, e di poter miscelare tutto all'interno. Che cosa succede all'interno? All'interno c'è questo, si chiama tecnicamente copria, in realtà è una vite di spremitura che ti consente di attirare la frutta e la verdura all'interno, di spezzarla e di schiacciarla. Da un lato, Eccola qua, la nostra esattamente, coclea questa è una coclea, una cosiddetta coclea, in realtà si che, chiama, è una vite di spremitura come un sostanzialmente. torchio, Agisce non esattamente come un torchio. perfetto. E che cosa fa? Spreme la frutta e la verdura, e produce del succo che va all'interno di questa caraffa e che viene miscelato perché la caraffa è chiusa, quando poi vuoi berla apri semplicemente il tappeto. E che cosa fa? Estrae dall'altro lato il residuo, cioè le parte delle fibre, parte della buccia, parte dei semi che tu non vuoi inserire nel succo e che puoi riutilizzare in un secondo momento però, perché Perfetto, non è però uno scarto, è un residuo. perfetto, però questo significa che con questa tecnica io che ho dei bambini potrei un po' Puoi fare una aggirare uno dei miei furbata. problemi, soprattutto quello che ho con mia figlia che non mangia La verdure, verdura. cioè no, non è che non le mangia, lei fa una cosa tipo così e si allontana, quindi Allora, potrei posso anticipare una fare cosa che così. faremo sabato? Noi Ok. sabato faremo uno dei succhi che faremo sabato, contiene nello stesso momento l'uva nera e gli spinaci, che è un abbinamento che si risulta strano, no? Insieme al Certo. kiwi. In realtà è una furbata, nel senso che poiché i bambini difficilmente mangiano gli spinaci crudi, cotti, bolliti, se tu vuoi fargli mangiare della verdura, attraverso l'estrattore lo fai facilmente perché miscela il sapore degli spinaci, che tra l'altro contengono tantissimo succo, con l'uva, che è dolcissima. Perfetto. Allora diventa proprio un modo per fargli del Per bene fargli del bene senza senza farti farglielo accorgere. Esatto, sapere. esattamente. Allora, Marcello, quindi noi abbiamo dato delle indicazioni, però io vorrei chiedere un'ultima cosa a te. Innanzitutto, diciamo, abbiamo capito che un estrattore fatto come si deve avere certe caratteristiche e credo che uno dei segreti principali sia questo. Allora, i primi due, secondo me, aspetti importanti per definire un estrattore, un buon estrattore, sono la coclea, che deve essere innanzitutto pesante, e Ok. la qualità dei materiali, ovviamente. La Perfetto. coclea deve essere pesante perché? Perché la coclea, essendo un torchio, deve agire facendo una certa pressione sulla frutta e sulla verdura, Senza la quale non senza la quale non otteniamo estrai niente. nulla. Perfetto. E la seconda è la potenza del motore. Ok. La potenza del motore è importante perché più è potente il motore, più consente alla coclea di agire con una pressione maggiore sulla frutta e E sulla verdura, girando piano. girando lentamente ed Ok. estraendo quindi più succo. Perfetto.
quindi allora, detto questo, io vorrei che tu ci rendessi parte, come stiamo, di qualche segreto, di qualcosa che puoi di più Allora, vi sull'estrazione, racconto o una su questo. cosa non ufficiale che Non però io faccio ogni ufficiale. tanto. Prima Ok, vi ho quindi parlato facciamo. del residuo che si crea, no? Con Ok. un'estrazione. Il residuo è un concentrato, se vogliamo, anche di fibre. Bene. E spesso e volentieri quando si va in palestra piuttosto che al bar trovate le barrette energetiche di fibre che sono Ok. confezionate e quindi contengono all'interno anche dei conservanti. Ah, quindi Con un c'è un estrattore succo, noi segreto. a casa volendo possiamo crearci le nostre barrette energetiche fatte in casa. Bene. E come facciamo? Scusa. Allora, semplicemente il residuo che avete creato con l'estrazione lo mettete su una teglia, lo impastate insieme al miele, lo mettete in forno per circa 20 minuti a 160 gradi, lo tirate fuori, lo fate raffreddare, tagliate le barrette e le gustate. Mamma mia, uno spettacolo. Quindi con questa chicca che ci teniamo per noi, tra di noi, vi aspettiamo sabato 8 l'intera giornata con Marcello e ovviamente con me, Vincenzo di Steelcase. A Ciao! prestissimo, ciao!